Get ready with me per andare a cena da Crazy Pizza. Mi devo struccare che stamattina ho fatto alcuni giri, quindi mi ero truccata proprio al volo. In tutto ciò sono le 3 meno 10 e io già mi sto iniziando a preparare perché mi conosco e devo prepararmi tante ore prima. Anche perché a cena dobbiamo stare per le 8 e mezza, quindi bisognerebbe partire tipo dalle 7 e mezza da qui. Comunque in realtà stamattina mi sono svegliata prestissimo, raga, tipo alle 8, ma non c'era assolutamente bisogno di svegliarsi così presto, solo che ieri sera mi sono addormentata tipo per le 10 e quindi ovviamente mi sono svegliata presto e non riuscivo più ad addormentarmi. Comunque io adoro iniziarmi a preparare tanto prima, così posso fare tutto con super calma, dopo mi posso fare una bella maschera al viso e tutto quanto. Comunque rosico, cioè ho lavato i capelli l'altro ieri, cioè li devo già rilavare, non sono tanto sporchi in realtà, però capito, profumano tantissimo, raga, ma li voglio lavare per forza perché non mi piacciono così. Comunque applico un goccino di oletto giusto sulle punte perché avevo fatto i boccoli alle punte e quindi voglio un attimino idratarli perché li sento più secchi. E quando voi mi chiedete ma perché applichi l'olio sulle extension, perché appunto lì sono extension, raga, perché comunque sono capelli veri e quindi vanno comunque curati, sennò poi diventano brutti. Allora adesso entro in doccia, però prima voglio darvi un consiglio. Che io ogni volta che faccio la doccia lavo la mia spazzola, che questa qui è l'unica spazzola che riesco a pettinarmi anche da sopra l'extension che non si incastra. E la lavo, cioè mettendo sopra lo shampoo e poi con questo faccio così tutto il tempo e diventa super super pulita. Sono appena uscita dalla doccia e adesso dobbiamo sistemare un attimino la situazione capelli, quindi tiriamoli fuori. Allora applico, ciao. Applico l'olietto. Comunque, vi giuro, sto utilizzando uno shampoo e un balsamo che mi lasciano un odore troppo buono. Cioè, sono proprio super, super profumati sempre. E adesso, con la spazzola super pulita, li vado a pettinare. Comunque, mi rilassa troppo pulire le spazzole. Non so perché, tipo come quando pulisco i pennelli. C'è proprio una cosa che mi rilassa. Ora che sono tutti belli lisci, li metto dentro l'asciugamano. Visto che è da un po' che non la faccio, ho la pelle super secca, voglio fare una maschera viso, quindi adesso la asciughiamo insieme. Allora, in realtà non è che ho tanta scelta perché mi sono rimaste 3 mascherine di Yeboda, una di Risparmio Casa, però penso di fare questa qui. Allora, quando vado a ricomprare i trucchi, penso domani o dopodomani, non lo so, faccio anche una bella scorta di maschere. Perché le ho terminate praticamente tutte. Sentiamo l'odore. Ora è super super liquido, aiuto. Ora l'applico. L'ho applicata, ora la devo un attimino stendere bene perché è super larga. Ok, sono passati circa 10 minuti, ora rimuovo la maschera. E la vado a spalmare così. Adesso metto un po' di questa crema su tutto quanto il corpo. Comunque non mi ricordo l'odore di questa crema, cioè un odore non so di cosa in realtà, ma tipo di pulito, di fresco. Ho messo la vestaglia perché l'accappatoio era tutto bagnato. E adesso vado ad applicare i patch occhi, utilizzo questi qui di Yeboda per rimanere in tema e non questi della Pixi. Questi, se non sbaglio, cioè se non ricordo male, sì, sono un pochino più grandi e più tipo gratinosi. Uno qua, l'altro di qua. Che occhiaie pure oggi, raga. Mamma mia. Li stendo bene col rollino. Adesso applico un po' di cremina sul tatuaggio. Comunque non so se sentite tutti questi rumori di sottofondo, ma è mia sorella che sta guardando i video. Allora, rimuoviamo i patch e ora faccio così. Allora adesso devo asciugare i capelli. Comunque raga, cioè dopo tutta questa skincare che ho fatto, vedo già la mia pelle molto molto meglio e comunque la skincare ancora non l'ho finita. E adesso asciugo i capelli. Allora, asciugati i capelli, sono venuti anche abbastanza lisci, non troppo gonfi. Adesso metto questa fascetta. Ok, così tutta leopardata.
Comunque, non mi truccherò qui nel Get Ready, ma mi truccherò in diretta qui su TikTok, perché è da tantissimo che non faccio diretta in cui mi trucco, quindi oggi la volevo fare. Comunque sono davvero super felice di andare a cena di Crazy Pizza, perché prima ci andavo spessissimo, e quando ho preso la patente ci sono andata soltanto, mi sa, una volta. Cioè, è da troppo che non vado, quindi sono troppo troppo contenta di andare. Solo che dobbiamo partire tipo per le 7, 7 e mezza, perché piove, quindi ci sarà sicuramente tantissimo traffico. E abbiamo preso comunque il tavolo per il primo turno, quindi per le 8 e mezza. Mi sono truccata in live, il mio make-up è terminato, mi piace. Ora fissiamo e pensiamo ai capelli. Allora, applichiamo il termoprotettore su tutti i capelli, così poi li piastro. Allora, adesso accendiamo la piastra e anche mentre mi faccio la piastra voglio fare una live, però sull'altro social. Ok, piastra fatta, bellissimi. Adesso applico un pochino di olietto, sto proprio al volo, un po' di più sulle punte. Ok. Allora, adesso metto un attimo questa tuta proprio al volo, che devo uscire a comprare le lettere. Ok, ho messo questa tuta, vado al volo. Fuori diluvia, cioè non so se si nota dalla mia felpa e dai pacchetti di Terea, ma ce l'ho fatta. Adesso invece vi mostro l'outfit bello. Allora, mi voglio mettere questa tutina intera che non ho mai messo e vediamola. Comunque ultimamente mi sto vestendo sempre di verde, di questa tonalità di verde, perché almeno metto anche gli gemelli verdi, i poverini non li metto mai. Allora, ho messo la tutina, l'ho un pochino larga sui fianchi, però vabbè, non fa niente, non metto i calzini. Come scarpe metto gemelli verdi. Allora, come cappottino metto questo qua di Zara, se vi può interessare, che è proprio lo stesso identico colore degli stivali. Lo lascio così appoggiato sulle spalle. Metto l'orologio, che l'avevo levato per fare la doccia. Applichiamo anche un po' di gloss. Come profumo metto Montale. Comunque, cioè, mi sono iniziata a preparare, non lo so, 20 ore prima. Sto facendo tardi. Come borsa metto lei. Qua. Scendo e vi mostro bene l'outfit. Non fate caso, ho messo lei che canta Pinocchio in bicicletta. Questo è l'outfit. Mi piace moltissimo. E ora vado. Ciao.